Ben 43 sono state le persone premiate dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara durante la 37ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico. La consegna dei riconoscimenti, avvenuta all'interno del Teatro Marrucino di Chieti, è stato un momento di grande festa per chi in Abruzzo, in questo caso nelle province di Chieti e Pescara, ha investito e continua a farlo nonostante il periodo di grande crisi che attanaglia le imprese abruzzesi. È un'iniziativa che serve a risvegliare anche gli animi della gente, perché spesso si parla solo di cose cattive, invece noi vogliamo parlare anche delle cose belle in modo particolare e questa è una bella giornata per il mondo del lavoro. Dopo ogni salita c'è una discesa, dopo ogni discesa c'è una salita. Bisogna avere fiducia, perché le imprese che si dedicano con correttezza ci saranno nuove primavere nei prossimi anni. Alla premiazione è intervenuto anche l'assessore alle attività produttive della nostra regione, Mauro Febo, che facendo un po' il punto della situazione delle nostre aziende ha annunciato come a breve ci saranno due bandi comunitari per sopperire alla mancanza di liquidità da parte delle aziende. Per quanto riguarda l'Abruzzo abbiamo delle criticità, ma abbiamo anche delle positività, delle buone notizie. Meno male che le grandi aziende continuano a tirare, le piccole continuano a soffrire, soprattutto in un momento di mancata liquidità. Purtroppo non abbiamo l'istituto di credito, stiamo cercando di accompagnare questa mancanza, stiamo cercando di sopperire a questa mancanza dando possibilità di intervenire con i fondi comunitari. Sono due bandi importanti, due bandi che sono rivolti a tutte le aziende medie e piccole, ai professionisti, alle società di servizi, quindi queste sono le novità e soprattutto sopperiscono in questo momento alla mancanza di garanzie. Spesso oggi i piccoli imprenditori non hanno più da dare quelle garanzie, la Regione Abruzzo cerca di sopperire arrivando fino a garanzie dell'80%. Momento toccante della giornata è il conferimento del premio alla memoria di Daniele Becci, consegnato alla famiglia, rappresentata sul palco dalla figlia Arianna e dalla moglie Francesca.